Buongiorno, benvenuti a questo incontro del Festival della Tecnologia. Sono Juan Carlos De Martine, sono il co-curatore insieme a Luca De Biase e al rettore di questa manifestazione. E, benvenuti a questo incontro, è uno dei primissimi incontri del Festival, come sapete. E, è un incontro a cui personalmente tengo molto, infatti sono qui per ripresentarvi questo ospite e spiegarvi anche il senso di questo di temi che tratteremo in questi prossimi 75 minuti. Due parole di presentazione dell'ospite, leggo direttamente dalla biografia del libro che ha pubblicato 2 anni fa, Verso un mondo multipolare. È un profilo particolare perché Pierluigi Fagan ha lavorato per più di 20 anni come manager di multinazionali e poi come imprenditore. Ritiratosi dal lavoro, ha poi intrapreso un lungo periodo di intensa ricerca intorno al concetto di complessità, declinata in vari campi di studio. Questo primo libro è frutto di una ricerca durata 13 anni. Scrive sul suo blog, scrive su Facebook, sul concetto di complessità in senso filosofico, economico, politico e geopolitico, e i suoi articoli compaiono su diverse riviste online. Allora, il motivo per cui ho chiesto a Pierluigi Fagan di venire al Politecnico, di fare un intervento all'inizio, è perché quello che lui fa ormai da molti anni è un viatico importante per poi affrontare i temi del resto del festival. Quindi idealmente mi sarebbe piaciuto che tutti i potenziali partecipanti al festival ascoltassero questa sua lezione prima e poi andassero a seguire tutti gli altri incontri. Purtroppo non era possibile, ci accontentiamo di questo e va benissimo così. Cosa fa Pierluigi Fagan ormai da molti anni? Fa una cosa che noi accademici ci possiamo permettere molto poco, ovvero studia per capire il mondo, studia diverse discipline e poi collega tra di loro le cose che legge e ne riferisce molto spesso appunto sui suoi canali, specialmente su Facebook e anche sul suo blog. E facendo questo lavoro libero di studioso indipendente riesce a stabilire dei collegamenti che noi che lavoriamo in uno specifico settore disciplinare, io sono un ingegnere informatico, riusciamo a fare appunto molto meno, e quindi per me personalmente, ma per molti altri che lo seguono, è una boccata d'ossigeno, perché in qualche modo è come se leggesse per me, legge per noi, ci dice cosa contengono dei saggi molto importanti sull'economia, sull'archeologia e così via, e poi stabilisce delle connessioni. Quindi per me è costantemente una boccata di ossigeno sentire le sue riflessioni. E a lui ho chiesto: per favore vieni a parlare al Festival della Tecnologia, ai ragazzi, agli studiosi, ai cittadini che verranno a sentirti, per provare a mettere il tema della tecnologia in un contesto più ampio. Voi sapete che tutto il festival cerca di fare questo, però ho voluto chiedere a Pierluigi Fagan, che fa proprio quello da molti anni, di guardare al contesto più ampio, di parlarci di tecnologia dal punto di vista di uno che guarda anche i profili finanziari, i profili demografici, la storia profonda, il tentativo di guardare ai prossimi 10-20 anni e così via. Quindi ringrazio moltissimo di essersi dato disponibile, gli farò autografare finalmente il libro e passo la parola al nostro ospite. Grazie. Beh, sarà difficile corrispondere a un'introduzione così magnificante. Allora, il titolo del mio intervento è Tecnologia e futuro, il titolo del festival è Tecnologia e umanità, quindi ho deciso di muovermi dentro un triangolo concettuale in cui c'è un lato che parla di umanità, un lato che parla di futuro e un lato che parlerà di tecnologia. Questa sarà anche la scansione dell'intero intervento con delle brevi conclusioni finali. Spero di stare intorno ai 50 minuti. Il taglio generale della relazione è appunto del tipo brevi cenni sull'universo, quindi è a grana grossa. Citerò parecchie cose, ognuna di queste cose meriterebbe una conferenza a sé. Naturalmente lo sguardo largo a grana grossa perde in definizione, ma acquista in visione generale. Quindi i suoi meriti e i demeriti dell'intervento stanno all'interno di questo principio di indeterminazione, per cui farà più delle cose e meno delle altre. Partiamo dall'umanità, facciamo una breve fotografia dell'umanità. Allora, l'umanità nel 1900 contava 1,5 miliardi di persone, oggi ne conta 7,8 miliardi, tra 30 anni ne conterrà tra 9,3 miliardi e 10 miliardi. Gran parte di questo incremento, un incremento di fattore 4, si è in realtà realizzato dal 1950, in cui eravamo 2,5 miliardi, oggi 7,8, prossimi 10 miliardi, fattore 3 per questi 70 anni.
Mai nella storia umana l'umanità era aumentata di un volume così ampio, soprattutto in un tempo così breve e partendo già da una cifra abbastanza consistente, diciamo così. Questo per quanto riguarda i dati individuali, ma poi ci sono le forme di vita associata, quindi per esempio gli stati, a seconda di come definite il concetto di stato. Nel 1950 se ne contavano una sessantina, oggi sono 200, quindi anche loro sono aumentati di 3 volte. Poi non ci sono solo gli stati, ci sono le organizzazioni multilaterali, sono circa 1500 in giro per il globo, ci sono le ONG, la delinquenza organizzata, le grandi corporation, banche, finanze e via discorrendo. Quindi dal punto di vista quantitativo aumentano gli individui e aumentano le istituzioni. Dal punto di vista delle interrelazioni, già a partire dall'inizio del 1900 con la rivoluzione dei trasporti e l'inizio della rivoluzione delle telecomunicazioni, si sono avute chiaramente interrelazioni molto più rapide, veloci e consistenti. Dopo la seconda guerra, arrivando fino agli anni 70-80, ovviamente poi con internet e la globalizzazione, gli storici parlano di 4 wave di globalizzazione, la prima nel 1500, però chiaramente una globalizzazione è avvenuta in un ambiente così denso e con le potenze materiali sotto, la capacità di muoversi, trasferire dati, capitali e via discorrendo, chiaramente ha preso una magnitudo diversa. Non solo, ma tenete conto che nell'aumento che vi ho descritto, all'inizio del Novecento l'Occidente, intendendo Occidente per Europa, Stati Uniti d'America, Canada, Nuova Zelanda e Australia, contava il 30% del mondo. Oggi noi siamo il 15% del mondo, quindi quando parliamo di alcune descrizioni del mondo e in realtà riflettiamo la nostra descrizione, bisogna essere consapevoli appunto che siamo parziali, solamente in un piccolo spazio. Fra 30 anni saremo il 12% del mondo e dentro questo cluster occidente si stanno invertendo i rapporti tra l'Europa e il mondo anglofono. In più, una vasta parte di mondo, soprattutto in Asia, l'Asia è il 56% del mondo, noi 15%, loro 56%, ha incominciato a utilizzare l'economia moderna, quindi scienza, tecnica e capitale. E quindi hanno cominciato a crescere molto anche loro, chiaramente a aumentare anche l'impatto ambientale e via discorrendo. Soprattutto è diminuita la differenza e la distanza tra l'Occidente che i primi del Novecento con l'impero britannico controllava un quarto del mondo e appunto il resto del mondo. Siamo un po' di meno, siamo più anziani, soprattutto in Europa, e il nostro vantaggio rispetto agli altri in maniera competitiva si sta diminuendo rapidamente. Tutto questo ci porta a dover sottolineare indubbiamente delle discontinuità. Saprete che in molti campi, in molte discipline, ci sono stati dei movimenti culturali che hanno usato il prefisso post, no? Dal postmoderno, ma ce ne sono molti altri. E questo è un po' un sintomo del fatto che si è percepito, si è avvertito che è finita un'epoca storica, ne è iniziata un'altra, ma ancora non si sa come nominarla. E quindi si va di proroga, no? Siamo post del passato, il passato che sta finendo. Ora, per le caratteristiche che abbiamo dato, indubbiamente questo cambiamento radicale del mondo può essere definito come una grandissima inflazione di complessità. Di complessità esistono circa più di 70 definizioni. Brevemente diciamo si basa su una logica di sistemi, quindi i sistemi sono fatti di parti e interrelazioni e quindi se consideriamo 7 miliardi e 8 parti o 200 stati o tutte le organizzazioni che vi ho detto parti, sono molto aumentate le parti, poi sono molto aumentate le interrelazioni e poi ci sono diversi tipi di interrelazione chiaramente, quelle più complesse sono quelle a feedback positivo, negativo, effetti farfalla e via discorrendo. Tutto questo è il sistema umano diviso in sottosistemi, sistema economico, sistema finanziario, sistema geopolitico, religioni e via discorrendo. Questi sistemi hanno a che fare tra di loro dentro un unico ambiente e contesto che è il pianeta, toccano i bordi di questo pianeta e quindi ricevono anche, diciamo così, delle controspinte. Tutto questo è avvenuto in un tempo molto molto breve.
E quindi, essendo un'inflazione di complessità, propongo di chiamare, di mentalizzarci provvisoriamente sul concetto di era complessa. Ora, cosa succede quando cambia un'era? Chiaramente noi arriviamo a una nuova era, a una nuova epoca con le istituzioni del passato, con le istituzioni precedenti. Questo significa che i nostri stati, il nostro modo di fare economia, di vivere, lavorare 8 ore al giorno, i rapporti con le altre culture, il ruolo non ruolo della religione, la nostra anche conoscenza degli altri e degli altri mondi, risente di un'impostazione di un mondo che non è più. E quindi il rischio è quello di avere un disadattamento. È un rischio di disadattamento che significa che se noi non ci mentalizziamo verso un'apertura alla disponibilità, a rivedere, a cambiare parecchie cose, c'è il rischio veramente che non saremo adeguati alla vita nel mondo che inconsapevolmente tutto sommato si è creato, perché la rivoluzione agricola non è che avesse pianificato l'aumento della popolazione. Sono tutti i fatti, diciamo così, che emergono da un atteggiamento nostro che è ancora un po' cacciatore-raccoglitore, no? Per certi versi, anche se in produzione e in economia è diverso. Quindi abbiamo a che fare con nuovi concetti, il concetto di limite, il concetto di densità. Dopo il crollo del muro di Berlino, di cui adesso si festeggiano, punto interrogativo, i 30 anni, è iniziata un breve tratto, diciamo così, di cooperazione internazionale. Ecco, sappiate che oggi invece stiamo andando da tutt'altra parte, ad una frammentazione. Le grandi organizzazioni multilaterali praticamente non vengono quasi più usate e quindi dalla cooperazione si sta andando verso la competizione. Ora, e passiamo alla seconda parte, quella del futuro, c'è stato un momento in cui qualcuno ha incominciato a cambiare atteggiamento, per esempio rispetto al concetto di futuro. Sapete che il futuro è impredicibile, punto. Secondo, la mente umana è fatta in maniera tale che noi continuamente facciamo scommesse sul futuro. All'inizio avevo pensato di iniziare la conferenza raccontandovi degli scavi degli Homo habilis, quel di Olduvai, di 3 milioni di anni fa. Ve lo cito molto brevemente: hanno trovato un sacco di pietre, alcune lavorate, altre spezzate, altre da lavorare, ma veramente tante, tanto da prefigurare 20-30 persone, stiamo parlando di 3 milioni di anni fa. Ma la cosa interessante è che lì in quel luogo non ci sono pietre, le pietre più vicine sono a 20 chilometri e quindi si deve presupporre che qualcuno ha invitato un gruppo: andiamo a prendere le pietre, le portiamo qui, poi le lavoriamo tutti insieme e ci ritroviamo un sacco di materiale per un sacco di tempo. Ecco, questa è una sorta di programmazione ed è tipico della mente umana, adesso non abbiamo tempo per entrare nel merito. Quindi da una parte le previsioni sono sbagliate, anche se non sappiamo quali, magari alcune sono giuste, dall'altro non possiamo fare a meno di farle. Chiaramente, essendo il mondo sempre più complesso, questo ha chiamato una revisione del nostro approccio e molti hanno incominciato a farle. Uno studioso tedesco, che si chiama Ossip Kurt Flecktime, nel 1945 scrive un articolo che si intitola «Insegnare il futuro?». Punto interrogativo. Bene, da quel momento inventa il termine futurologia e da lì parte una disciplina che forse voi poco conoscerete, la conoscevo poco anch'io prima di studiarla, che sono i Future Studies. Oggi esistono cattedre di Future Studies nell'ambiente americano, anglofono in generale, europeo, in Cina, in Giappone, a Taiwan, a Singapore, anche a Teheran, e anche in Italia alla Facoltà di Sociologia c'è un Master in Social Foresight all'Università di Trento. Questo dal punto di vista dell'Accademia, ma esternamente all'Accademia hanno cominciato a nascere tutta una serie di istituti che si chiamano think tank, una cosa che noi in Italia conosciamo poco, in America ce ne sono tantissimi, significa gruppo, tank di pensiero, e il governo degli Stati Uniti nel 1946 inizia con la Rand Corporation, esiste ancora la Rand Corporation, e la trovate quando studiate per esempio anche la storia di internet, trovate spesso questa Rand Corporation. Si tratta di che cosa? Di un gruppo in cui vanno le tre armi militari, il Dipartimento di Stato, le grandi corporation, i centri di ricerca, le università, e insieme parlano, discutono, fanno programmi, si danno stimoli reciproci.
Da questo tipo di ambiente nasce l'Institute for the Future, che oggi ha diversi centri in giro per il mondo, ce n'è uno anche in Italia, e poi è diventato nel 73 la World Federation Future Studies, e poi il Millennium Project, che è questo, che produce questo tipo di rapporto, pubblicato adesso anche in Italia, la 19ª edizione, si chiama State of the Future, e questo da una parte. Dall'altra c'è la storia del Club di Roma, Club of Rome, fondato da un illustre torinese, un ingegnere di ambiente Fiat e poi Olivetti, Aurelio Peccei, che con degli amici commissiona all'MIT, a Jay Forrest, uno scienziato sociale di area sistemica, un programma appunto di previsione a cosa succede se aumenta la popolazione. Eravamo nel 1972, quindi già alcuni fenomeni si stavano producendo. È un rapporto molto famoso, si chiama Limit to Growth, è stato molto discusso, anche molto criticato a suo tempo, ha poi avuto un'edizione nel 96, un aggiornamento nel 2006, un altro libro è stato scritto da Jorgen Randers, che era uno dei membri del gruppo iniziale, quest'ultimo libro nel 2012. E da questo mondo nasce anche il World Watch Institute di Lester Brown, la Sierra Club. Avrete sentito parlare dell'IPCC, l'IPCC è il gruppo scientifico che supporta le Nazioni Unite ultimamente nel monitorare lo stato del pianeta dal punto di vista climatico ambientale. L'altro mondo invece è quello economico. Ogni anno in Italia a Cernobbio si riunisce il GOTA dell'economia e della finanza sotto gli auspici dello studio Ambrosetti. In giro per il mondo tutti i paesi in via di sviluppo producono documenti, classicamente si chiamano Vision 2030, Vision 2050, stanno facendo tutti i programmi sul futuro. I cinesi normalmente, si sa, pianificano parecchio. Leggevo oggi su Repubblica che hanno cominciato a pianificare il 6G, per cui vanno abbastanza veloci, diciamo, da questo punto di vista. Ora, la madre di tutti questi rapporti è un documento che si chiama Global Risk Report. Viene presentato ogni anno nell'ambito del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, la ridente località, dove si riuniscono appunto i ricchi e potenti del mondo, cioè IMF, cioè Fondo Monetario Internazionale, World Bank, OCSE, OECD, piuttosto che il presidente della Cina, della Francia, grandi corporation, grandi multinazionali, Google, banca, finanza e via discorrendo. Questi arrivano, il primo giorno viene appunto presentato questo rapporto che si chiama Global Risk Report e, come dice il nome, parla di rischi, quindi non parla della parte di opportunità, parla della parte rischiosa. Lo cito e poi adesso vi farò l'elenco di questi rischi, perché quando si parla di queste cose molti reagiscono dicendo: ah, ma questo è l'approccio catastrofista. E cosa sappiate? Che i decisori, chi ha grosse responsabilità a grandi livelli, continuamente è immerso in questo ambiente, rapporti, think tank, discussione, che succede fra 20 anni, fra 30 anni. Quindi semmai il problema non è tanto il catastrofismo quanto il fatto che queste discussioni stanno solamente in un ambito e non scendono a valle, anche perché sono questioni che riguardano tutti noi. Io ho fatto un po' più di tutte queste, dei temi trattati da questi rapporti, e adesso vi vado a fare quello che io chiamo l'elenco delle disgrazie. Non sarà un momento piacevole, però serve per, ripeto, poi non sono certezze, però insomma per avere un'idea di quali sono i rischi, divisi in 5 famiglie: rischi ambientali ecologici, rischi economici finanziari, politico-sociali, geopolitici e infine specifici della tecnologia. Quando parleremo degli ultimi della tecnologia entreremo anche nella parte finale dell'intervento, che poi tratterà l'argomento più proprio del festival. Bene, partiamo. Allora, per quanto riguarda i rischi ambientali, si parla di riscaldamento climatico e si parla di cambiamento climatico, che sono due cose diverse. Sul riscaldamento c'è molta discussione, ancora molta, c'è un po' di discussione se c'è o non c'è, e per entrambi c'è molta discussione sulle cause antropogeniche o cause naturali. Ma siccome invece il cambiamento climatico non c'è discussione sul fatto che sta avvenendo, ci si domanda perché qualcuno non incomincia a discutere sugli effetti. Perché se effettivamente sale il livello del mare, Bangladesh va sott'acqua. In Bangladesh sono 160 milioni e sono musulmani.
A sinistra c'è l'India, ma sono hindu, a destra c'è la Birmania, ma sono buddisti, sopra c'è il Tibet e poi ci sono i cinesi che non sono proprio porte aperte alla Renault. E quindi uno si domanda dove vanno questi 160 milioni, nel senso che poi premono, creano frizione. Già c'è una guerra in Birmania, proprio al confine col Bangladesh, tra una popolazione Rohingya si chiama, che sono musulmani, e invece il governo che è buddista. Dico questo anche perché io seguo queste cose da molti anni, diciamo da decenni. L'avvertimento scientifico firmato da 13.000 scienziati, di cui 100 premi Nobel, non c'era Zichichi, però c'erano 100 premi Nobel, è del 1992. Allora, se e rapporti del genere risalgono addirittura agli anni 70, se non addirittura agli anni 70, 80, se non addirittura 70. Ora, se avessimo affrontato questi argomenti per tempo, chiaramente avremmo spalmato gli interventi e oggi saremmo in condizioni meno ansiogene. Uno dei problemi che adesso citerò è il rischio paventato dal Global Risk Report, il fallimento della mitigazione climatica. Cioè loro già sanno che sarà molto difficile implementare gli obiettivi COP21. Leggevo l'altro giorno del primo ministro australiano che si è riunito con la Confindustria dell'Australia, ha detto: oh ragazzi, io ho firmato sta roba, quindi 10 anni, qui facciamo pim pum pam. E gli hanno detto: tu sei pazzo, perché se dovessimo veramente fare queste cose, qui salta tutto l'ambaradan, saltano i conti economici, disoccupazione, insomma, ci sono delle discussioni adesso sull'Ilva di Torino, quindi tra il problema ecologico, il problema produttivo, il bilancio dell'azienda che compete a livello internazionale, insomma sono tutti mondi che vanno in conflitto uno con l'altro. Abbiamo eventi fuori scala, che succede? E disastri naturali, aumento del livello del mare, migranti ambientali che si sommano agli ecologici e ai bellici, crisi alimentari, dell'acqua, siccità, inondazione, salinizzazione, perdita di spazio agricolo, quindi aumenta la popolazione, aumenta la richiesta di cibo, diminuisce lo spazio agricolo, perdita di biodiversità e di specie cruciali. Quest'anno ci siamo accorti dell'ape, teoria delle reti, ci sono i nodi fondamentali. Ecco, l'ape è un nodo fondamentale. In effetti, se le api hanno problemi, salta tutto il sistema di riproduzione del regno vegetale e quindi poi dell'animale e quindi poi della nostra alimentazione. chiedo scusa. Collassi ambientali, locali, generali, nel mare c'è un casino, c'è problemi di eutrofizzazione, di ossigenazione, si potrebbe andare avanti le ore a parlare di problemi ambientali. Insomma, la meccanica è semplice, si aumenta di 4 volte, lo spazio è quello, in più tutti si mettono a produrre in senso moderno, è ovvio che c'è una certa pressione. Vediamo un attimo i rischi economici e finanziari. Si temono crisi debitorie, il mondo ha il 330% di debito rispetto al PIL che produce ogni anno. So che vi domandate, ma con chi ha debito il mondo? È una storia molto, molto complicata che non possiamo trattare. Prendete il dato e basta. Comunque ci sono crisi debitorie a livello mondiale, locale, i sistemi bancari. Ci sono crisi fiscali perché con la globalizzazione finanziaria questi capitali vanno liberi, belli, in giro, veloci per il mondo e nessuno riesce a acchiapparli e a tassarli. C'è l'economia delle bolle, ogni quantitative easing immette più liquidità nel sistema, questa liquidità viene in genere investita in finanza piuttosto che in produzione e chiaramente crea delle bolle che poi immediatamente si sgonfiano. Ci sono problemi appunto con la globalizzazione, problemi energetici, problemi di risorse, problemi di materie prime. Allora, è ovvio che la tecnologia qui può fare molto, incominciamo a mandare le sonde, a bucare i meteoriti, andiamo su Titano, eccetera. Ecco, attenzione, poi bisogna andare a grana fine, bisogna domandare qual è la richiesta mondiale di queste materie prime, dove potremmo trovarle, in quanti tempi e a quali costi, perché qualsiasi perturbazione si viene a creare nel sistema, poi viene pagata in termini sociali e politici, che è il capitolo che affronteremo immediatamente dopo. C'è il problema della perdita del lavoro, so che c'è una conferenza apposta di questo, se ne parla molto, no? Anche per via appunto dell'aumento delle nuove tecnologie. Poi arriva quello che ti dice che c'è William Lloyd che è già accaduto. Ecco, è già accaduto, se stiamo parlando di una cosa di 150 anni, perché tra di 180, via, tra William Lloyd e noi sono 180, il luddismo è.
Ecco, non è storicamente molto solida il fatto di proiettare cosa è successo in 180 anni, nei successivi 180 anni, soprattutto se sei finito dentro una faglia in cui ovviamente c'è un grandissimo rivolgimento generale. Quindi attenzione come si discutono queste cose. Sappiate che al di là della grande effervescenza che c'è nel mondo dell'innovazione, in linea generale il mondo dal 2012 cresce del 3%, più, un poco più, poco meno, quindi sono 7 anni ormai che cresce. Però se il 50% del mondo, quello asiatico, India, Cina, sud-est asiatico, crescono sopra il 5% stabilmente, vuol dire che c'è qualcuno che cresce all'1, all'1,5, no? Tutti quasi scienziati, quindi la statistica ci siamo, no? E ecco, quel mondo siamo noi, e tra l'altro ormai da molti anni una crescita dell'1,5% non porta aumento dell'occupazione. Tant'è che ci sono degli economisti, sia di area liberale che di area keynesiana, parlo di Larry Summers piuttosto che Paul Krugman, che parlano di stagnazione secolare, per cui sappiate che il quadro macroeconomico generale appunto non è particolarmente entusiasta, almeno a livello di previsione. Chiaramente tutte queste frizioni finiscono con l'impattare anche la situazione politica e sociale, terrorismo, rivolte, richieste di sovranità, falliscono le grandi governance e quindi ognuno si fa ragionamento e dice: sai che c'è, forse se ci incominciamo a governare tra di noi le cose potrebbero andare meglio. C'è molto incremento della corruzione, c'è fallimento delle leadership, io mi scuso ma sono calorifero. Ora, la crisi delle leadership, è chiaro che se abbiamo un grosso problema di adattamento a livello generale della popolazione, questa crisi c'è anche negli intellettuali, c'è anche nella cultura, c'è anche tra i politici, quindi sì, c'è crisi di leadership, ma non potrebbe essere diversamente per certi versi. Diseguaglianze economiche, sociali, tecnologiche, la globalizzazione ha diminuito la diseguaglianza tra stati, ma ha aumentato la diseguaglianza soprattutto dentro il mondo occidentale. E più in generale, sapete, i famosi 8, 9, 10, dipende da come si contano, miliardari possiedono il PIL di metà del mondo, 8 persone possiedono il PIL dell'altra metà. Chiaramente tutto questo porta a delle frizioni, e quando ci sono le frizioni, poi le frizioni scelgono dei temi, possono essere temi religiosi, possono essere temi etnici o temi ideologici, in termini proprio di geologia sociale sono frizioni e basta, molte volte il tema è scelto, ma non è il tema che genera la frizione è sottostante. Ci sono problemi di crisi di rifiuti, sappiate che la Cina da un mese e mezzo ha chiuso le frontiere, prima si prendeva tutti i rifiuti elettronici del mondo, adesso ha detto ce ne abbiamo abbastanza per conto nostro. Arriva la Cambogia e il Vietnam, dice ok, li prendiamo noi, però non erano attrezzati, quindi poi hanno fatto un casino, la popolazione si è ribellata, sono già 3 i cargo che tornano indietro in Australia perché non prendono più i nostri rifiuti, noi europei li mandiamo in Africa, per il momento ancora funziona, ma chissà fino a quando. C'è il problema delle mega urbanizzazioni, aumenta la popolazione, nel 1950 il 30% della popolazione mondiale viveva in città, nel 2050 sarà il 70%, parliamo di 15, 20, 25, 30 milioni di persone. Io vengo da Roma, vengo da una città che con 2 milioni e mezzo ha i problemi che ha con i rifiuti, se immagino una Roma a 22 non ci sarò fortunatamente, però insomma è un grande immondezzaio. Epidemie globali, pandemie, perché ci muoviamo molto velocemente e molto facilmente in giro per il mondo, c'è il problema nuovo della resistenza agli antibiotici, ci sono problemi di salute mentale, sappiate che la depressione, l'OMS dice che è la seconda causa di invalidità al mondo e per gran parte colpisce in Occidente. Crimine organizzato tanto nell'online che nell'offline, tutto questo precipita nel penultimo tema che sono i rischi geopolitici, che chiaramente le frizioni cosa producono? Guerre, e quindi guerre locali, interstatali, guerre d'area, guerre mondiali, guerre elettromagnetiche, nanobiotecnologiche, geoingegneria, virologiche, manipolazione delle opinioni pubbliche, lo fanno tutti, non è che solamente una parte lo fa,
rischi di guerre nucleari a vari livelli, per esempio anche cani sciolti che trovano delle formule. Ormai ci sono le bombe atomiche a zaino, si chiamano, insomma, chiaramente hanno una potenza limitata, però certo questo aumenta moltissimo il rischio. Quando sentite queste cose, si potrebbe fare anche un discorso di epistemologia sui future study, cioè quando si fanno previsioni su cosa si fanno, chi le fa, con che metodologia la fa, quanto è veramente interdisciplinare il metodo. Queste cose vengono raccontate a che fini? Questo del World Economic Forum molte volte è anche un premere verso certi tipi di investimento piuttosto che non altri. Quindi non prendete tutto quello che ho detto, ovviamente come certezza no, perché è assolutamente probabilistica. Però in generale questo tema va approcciato in una certa maniera. Leggevo ieri in treno quel rapporto, le ultime pagine sono su un gruppo che ha fatto delle simulazioni in ambito NATO, e quindi sappiamo per esempio che là dietro c'è una mentalità specifica, che è quella della NATO, che non è detto che sia la mentalità del mondo, visto che noi siamo solamente il 15% del mondo. Veniamo alla tecnologia. Ora, un modo, i futurologi parlano di futuri al plurale innanzitutto e poi li dividono tra possibili, probabili e desiderabili. Quelli di cui abbiamo parlato sono i probabili, solo per la parte negativa ovviamente. Un esempio di desiderabilità del futuro, di pratica del desiderio del futuro, che il futuro sia in una certa maniera, è tutta una storia che non vi racconto, la comprimo molto, anzi parto dalla fine. Dal 2002, quando la National Science Foundation e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America commissionano un rapporto a 50 scienziati e tecnologi che si intitolerà Tecnologie convergenti per migliorare le prestazioni umane, in cui viene inventato, introdotto questo acronimo che è NBIC, N sta per nano, BIC sta per bio, I sta per info e C sta per cognitive. E quindi nel 2002 il governo degli Stati Uniti chiede, in qualche modo forza, indica la necessità di portare queste quattro linee che rischiavano di andare ognuno per conto suo, tutte assieme. Per fare cosa? Ce lo dice l'introduzione di questo rapporto, leggo il virgolettato. La tecnologia dominerà sempre più il mondo con l'aumentare della popolazione, il problematico sfruttamento delle risorse, e il potenziale conflitto sociale, quello di cui abbiamo appena parlato. Pertanto il successo di questa area prioritaria di tecnologie convergenti è essenziale per il futuro dell'umanità. Io mi chiamo Fagan, Fagan è anche l'acronimo di Facebook, Amazon, Google, Apple e Netflix, e sono tutte e cinque non dell'umanità, sono degli Stati Uniti d'America. Quindi bisogna vedere, no? C'è molta narrativa in questi. Però è interessante che 17 anni fa, e non so se avete notato, da una parte c'è la National Science Foundation, dall'altra il Dipartimento al Commercio, e quindi questo è l'ambiente tipico, infatti la storia che volevo raccontare nasceva appunto dalla Rand Corporation, Norbert Wiener, non so se sapete chi è, insomma, l'inventore della cibernetica, ma da dove viene? Wiener viene prestato al governo della Gran Bretagna durante la guerra perché questi non riuscivano a buttare giù i V2 e quindi Wiener va a resettare tutto il sistema che è fatto del radar che trasmette l'informazione alla piattaforma di puntamento, lanciano il missile, verificano quanto becca o non becca il V2 e c'è la retroazione dell'informazione famosa e poi il problema del bilanciamento, insomma praticamente inventa il primo sistema cibernetico. Il primo sistema cibernetico viene da attività di guerra, in genere i grossi capitali stanno lì. Leonardo da Vinci si narra che abbia distrutto o quantomeno non dato il progetto del sottomarino a Ludovico Sforza perché sapendo che insomma il tipo era abbastanza pugnace non gli voleva dare questo vantaggio. Così come si narra che molti scienziati del progetto Manhattan dopo lo scoppio della bomba abbiano passato dei fogli essenziali che aiutassero i sovietici a fare anche loro la bomba e andare in un regime di parità. Von Neumann, il computer EDVAC, il primo computer programmabile di software, fondi Marina Militare Americana, fatto su architettura von Neumann, che poi è l'architettura in cui ancora oggi viene prodotto l'hardware,
che poi è anche l'autore della teoria dei giochi, che sta in ambito economico, ma viene usato molto anche da Rand Corporation e in generale da tutti coloro che prevedono il futuro. È una teoria matematica sui rapporti competitivi, non cooperativi. Quindi se la logica applicata è competitiva, vuol dire che si prevede solo di fare competizione, perché non è prevista la cooperazione. I rischi connessi in generale al mondo del digitale, in generale in letteratura, si sottolineano tre fatti. Il problema dell'esponenzialità, che è quella roba per cui se io sto in un cilindro e l'acqua raddoppia ogni secondo, al 59esimo secondo ho l'acqua qui, al 60esimo ce l'ho qui e sono affogato, il che significa che noi ci accorgiamo di certe cose un po' quando è tardi, perché le logiche esponenziali sono estremamente veloci verso la fine coda del fenomeno. Sono ricorsivi, feedback, per cui si autoalimentano, deep learning, machine learning, tutta questa famiglia di problemi genera questo tipo di preoccupazione, e sono interconnessi non solo su internet, quando ci sarà Internet of Things ovviamente la cosa sarà ancora più aumentata. Adesso parliamo di tre aree problematiche della tecnologia: effetti sociali generali, effetti culturali e effetti cognitivi, e poi abbiamo chiuso. Ora, per quanto riguarda gli effetti sociali e generali, si temono cyberattacchi, si tema influenza della geopolitica sulla tecnologia. Voi sapete che tutta la storia, non so se la sapete, del 5G, oggi l'unico effettivo fornitore possibile di 5G è la Cina. Huawei aveva deciso di aprire un centro di ricerca qui a Milano, qui in Italia a Milano, investendo 4 milioni di euro. Gli americani hanno fatto gentilmente sapere che a loro non piace questa cosa. E quindi sì, appunto, la tecnologia salverà il mondo, però quale mondo, a quale prezzo, chi permetterà, chi ci guadagna, chi ottiene dei vantaggi? Frode, rapina dati, utilizzo dei big data, fine della privacy, controllo panoptico. Panoptico è un termine bello, usato molto anche da Foucault. Viene dall'invenzione di un filosofo inglese della fine del Settecento, si chiamava Jeremy Bentham, il quale, dice un filosofo, vabbè, aveva immaginato questo silos, una prigione fatta a silos, con tutte le celle dentro, non con le porte, ma con le sbarre, tanto da poter fare una colonna centrale in cima alla quale bastavano due guardiani che giravano su di loro per controllare panoptico. Optico è osservazione, pan tutto, cioè in due osservavano tutto. Quindi quando si parla di controllo panoptico si intende che attraverso le tecnologie pochissimi possono sapere tantissimo di tantissimi, e questo ovviamente è un problema. Perdita della privacy, abbiamo detto, Internet of Things. Meccanismi tipo esclusione wired or fired, o ti metti il chip sotto pelle o non ti diamo l'assicurazione sulla salute, cose che in genere iniziano in punta di piedi, poi quando assumono una massa critica diventano inevitabili, bisogna fare come fanno tutti. Il problema del deep learning chiama il concetto di singolarità, il transumanesimo, il postumanesimo. Ho appena finito un libro di un signore che si chiama Nick Bostrom, che ha scritto questo libro, Superintelligenza. Non so quanti di voi lo conoscono, abbastanza agghiacciante. È un libro consigliato tra i top ten di Elon Musk, Bill Gates, anche Stephen Hawking. Hanno firmato insieme un appello dicendo che bisogna procedere un pochino anche con i piedi di piombo, bisogna domandarsi quando poter inserire il principio di precauzione. Il principio di precauzione è che quando tu non sai cosa stai facendo, che tipo di impatto avrà, allora ti dovresti fermare e calcolare l'impatto prima di andare avanti. Solo che la ricerca, anche la fame di scoperte, anche potenziata da interessi economici o geopolitici, tende ad andare molto veloce, e quindi si pone il problema di quello che un altro famoso torinese professore di sociologia, Luciano Gallino, chiamava tecnologia politica. C'è un'ecologia politica, c'è un'economia politica, c'è un'intervista al professor De Martini in cui a un certo punto si capisce che il giornalista dice: ma cos'è una cosa politica? Noi ormai abbiamo sdoganato la pornografia, però la politica invece l'abbiamo ostracizzata. Certo, quando si dice politica si intende le cose che vediamo normalmente anche in televisione, ma politica viene da Aristotele, viene da Polis, no? Noi siamo cittadini,
viviamo in una forma associata, dobbiamo decidere le cose assieme, si fanno le riunioni di condominio per decidere cosa fare nel caseggiato, allora bisognerebbe fare anche forse più riunioni per decidere cosa fare della nostra società. Effetti culturali. Noi creiamo strumenti, ma poi questi strumenti, diciamo, in un certo senso ci strumentalizzano. Per cui abbiamo un problema di adattamento alla complessità, ma la tecnologia sta molto semplificando, che è una cosa utilissima, però è anche un po' in controtendenza. La complessità si può e si deve semplificare, ma non fino a un certo punto. C'è un meme che gira di Einstein, non so se veramente di Einstein, che più o meno dice lo stesso concetto. Sui social c'è molta dicotomia emotiva, ora in complessità in genere si usa la logica Fuzzi o Fazzi, nel senso i valori intermedi tra 0 e 1, siamo più sulla scala dei grigi che non nelle certezze lapidarie. C'è uno schiacciamento nel contingente, nel breve termine, mentre abbiamo visto che tutti questi problemi vanno anticipati come logica, sia come lettura, sia come messa in opera di cose che possono contrastarli, che possono difenderci, che possono anticiparne gli effetti. In generale noi proveniamo da un tic per cui cerchiamo sempre la causa semplice. Ora, dei fenomeni complessi, le cause sono complesse, facile facile, il che significa che sono plurali. Non si possono prendere fenomeni macroscopicamente complessi e dire perché qui la causa è questo. Ora, ho capito che se tu hai studiato tutta la vita economia e fai l'economista, alla fine l'istinto di riduzione è quello, anche perché quello sai, quello conosci. Ma credetemi, non è così. La realtà è un tutt'uno tessuto insieme. Complexus significa intessuto assieme. Ecco, la realtà è manifestamente complessa, le nostre discipline sono divise a squadre disciplinari e vanno benissimo, perché non mi farei mai tagliare la pancia da un chirurgo olista, no? Però oggi siamo a una dimensione del problema della complessità in cui accanto ai saperi disciplinari verticali forse bisognerebbe anche incominciare a sviluppare qualcuno o dare anche delle infarinature generali di pensiero orizzontale. E si va avanti con perdita della funzione dell'errore, l'evoluzione è basata sull'errore, l'RNA quando copia il DNA, nella misura in cui fa errori di copiatura esce la novità. Quindi noi ci siamo evoluti per errore, per errori, noi e insomma tutta la biodiversità. Quindi quando adottiamo solamente uno sguardo molto preciso rischiamo anche di perdere, come dire, la funzione creativa dell'errore. Siamo immersi nella società dell'informazione, ma non siamo immersi nella società della conoscenza. Io ho letto queste cose qui del mondo informatico, eccetera, ma c'è un'ingenuità, si leggono delle cose terrificanti. Cioè, aumentando l'informazione poi ci sarà la legge di Moore, la legge di Nielsen, e poi ci sarà un Big Bang e c'è la singolarità, ma questo non è un modo di ragionare. Cioè sì, in generale quando aumentano molto le quantità cambiano anche i rapporti qualitativi, ma non è che l'autocoscienza, tra l'altro intelligenza artificiale, ecco, non c'è mai una definizione di intelligenza, io non lo so, io leggo tante cose, per cui nel mondo biologico o in psicologia, Gardner per esempio parla di 8 intelligenze, nel mondo biologico si hanno certe convinzioni. La cosa strana di questo mondo dell'intelligenza artificiale è che non c'è un biologo. E ricorda molto gli economisti che hanno una definizione antropologica di Homo economicus, appunto, e non hanno parlato con i sociologi, con gli antropologi, con gli storici. Allora dall'idea che è un presupposto, sapete che noi abbiamo un meccanismo logico che è basato sul se allora, no? Se A, B, C e D, allora e F, G, H, I, L. Ecco, questo se di premessa non sempre è fondato. Ecco, Chambers, fake news, sì, ci sono le fake news, dovremmo ridurle, però la discussione è fatta tutta sul controllo. Io sono immune alle fake news, io mi occupo anche di geopolitica, il libro è in realtà di geopolitica, io vedo immediatamente chi è la fonte, se non conosco la fonte valuto immediatamente la credibilità dell'affermazione. L'altro giorno vedevo un video che gira molto carino su Facebook, che prende in giro questa mania di farsi i selfie, con sottoscritto l'ha fatto un ragazzo egiziano di 20 anni, ha vinto il Festival di Venezia. Poi si scopre che era uno spot di supermercati canadesi
che è stato preso solo il filmato. Però io quando l'ho visto, siccome ho visto c'erano delle ragazze con i tacchi, minigonna e reggiseno, dopo sono andato a fare la verifica, perché ho detto, ma è impossibile che un egiziano faccia una cosa del genere. Ecco, nella misura in cui non c'è conoscenza e non c'è cultura, certamente si creda alle fake news. È stata fatta una ricerca 2 mesi fa ed effettivamente si è visto che solo il 5% degli utenti Facebook, quindi la popolazione italiana, ormai cade così. Quelle sono quelle macroscopiche, poi bisognerebbe domandarsi invece con quelle ufficiali, nel senso che tutti danno interpretazioni e non sempre notizie, e molte notizie non vengono date. So, sapete, ma c'è una guerra in Yemen, 100.000 morti, 50.000 bambini morti di colera, il più grande disastro umanitario dai tempi del Biafra. Vi risulta che tutta la sera facciamo uno speciale con le 50 manda le sms per i bambini? Non lo sa nessuno. Quindi sono informazioni che vengono date, informazioni che non vengono date. Va bene, fino agli effetti cognitivi, qui adesso è iniziata anche tutta una industria, in economia c'è il neuromarketing, potenziatori, smart drug, bisogna essere efficienti, fare, ma fare cosa? Se non ci pensi prima non è tanto il problema del fare, è anche il pensare a cosa fare, soprattutto se vai in un ambiente complesso. Quindi tecnodipendenze, deficit attenzionali, difficoltà ad approcciare i testi scritti lunghi, critica da ragion pure in 140 caratteri, scordatevelo, non funziona, non si può fare. E modificazioni mentali, proprio perché il cervello è il nostro organo adattivo e quindi quando fa una cosa, in qualche modo ne riceve anche la modellazione e quindi cervelli che stanno tutto il giorno a prendere scariche di dopamina e di endorfine, perché questo fanno i like, questo fa il cliccare, questo fanno anche i videogiochi, è una forma di tossicodipendenza. Noi in testa abbiamo una farmacia, c'è tutto, oppio, eroina, c'è tutto. E quindi a seconda di quanto più usiamo certi neurotrasmettitori, tanto più il cervello ha fame di quei neurotrasmettitori e si finisce a essere intrappolati dentro questo. Quando arriverà la realtà virtuale, e stante che la realtà fuori non sarà così bella, se una parte di queste previsioni si andranno a verificare, c'è veramente il rischio, come in molti film, che ci siano due mondi, il mondo reale che ormai va avanti male per conto suo, e poi noi, chi se lo potrà permettere, che invece si isolerà in un autocompiacimento additivato anche da sostanze chimiche e via di questo passo. Multitasking, deconcentrazione, vabbè, lo facciamo breve. Poi c'è tutto il mondo del biologico, non vi dico nulla, c'è uno storico israeliano, Harari, che ha scritto, buon per lui, 3 grandi bestseller, milioni di copie, analizzando anche tutte le problematiche connesse all'esogenesi, alla manipolazione genetica e via discorrendo. Andiamo a chiudere. Ora, il bravo conferenziere vorrebbe che, dopo avervi somministrato dosi così massicce di ansiogeni, vi dia anche qualche ansiolitico. Ora, chiaramente, entrare nello specifico di ogni singolo tema non è possibile. Quindi mi attengo solamente a 2 punti che mi sento di consigliare. E mi sento di farlo perché tutto quello che abbiamo detto, cosa dice? Che abbiamo dei rischi. Secondo, che dovremo cambiare molte cose, perché risolvere quei problemi connessi ai rischi significa cambiarne le cause. Questa cosa che leggevo sul terrorismo, poi dopo 20 pagine hanno detto, dice sì, poi c'è uno che ha scritto giustamente sul sito, ma se non affrontiamo le cause, perché era tutto sulla tecnologia del controllo per evitare il terrorismo, no? Ora, tra gli sponsor di quel documento ci sono gli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati Arabi Uniti con l'Arabia Saudita sono i finanziatori di metà delle moschee del mondo, dove inevitabilmente il credo è wahhabita all'interno del salafismo. Il salafismo è il 3% dell'Islam, quindi Al-Qaeda, Fratelli Musulmani, ISIS, tutta sta roba viene da un pensiero che pesa solamente il 3% dell'Islam. E quindi cosa facciamo noi per aiutare l'altro 97% a isolare? Certo che se poi
andiamo in Arabia Saudita, gli vendiamo le armi, oppure andiamo ai loro convegni, gli accettiamo, cioè, Emirati Arabi Uniti ci hanno comprato all'Italia. Ecco, ci sono molte contraddizioni in questo comportamento, quindi tutto il problema dell'adattamento è un problema che riguarda noi, soprattutto riguarda voi, che io fra un po', 25 anni, ciao amore, invece riguarda voi, e quindi vi do due consigli per attrezzarvi alla bisogna, e sono uno di carattere di conoscenza e l'altro di carattere politico. Ora, per quanto riguarda la conoscenza, se mi devo adattare a un mondo complesso, va da sé che dovrei sviluppare una conoscenza, una mentalità, una gnoseologia complessa. Di cosa si tratta? Sostanzialmente di due cose molto semplici. La prima, quando parlate delle cose o individuate i fenomeni, pensateli sempre come sistemi. Pensateli sempre fatti di parti, che queste parti hanno relazione tra di loro, questi sistemi hanno relazione con altri sistemi, stanno in un ambiente, che rapporto hanno con questo ambiente? Lo possiamo dire contesto, per esempio un'opera si può interpretare se è nel contesto dell'opera generale di un autore che è nello zeitgeist di un certo periodo di tempo, del mondo tedesco, perché è tedesco e non è francese, quindi contestualizzare. E poi considerare il tempo attraverso il quale voi osservate il fenomeno e si manifesta il fenomeno. Questo per quanto riguarda quello che i filosofi chiamano ontologia. Per quanto riguarda la gnoseologia o epistemologia, si tratta del metodo multi-intertransdisciplinare, molto facile da citare, in genere è un po' tipo l'aspirina, no? Quando c'è problemi, dice, ah, facciamo multi, molto difficile da fare. L'Accademia è strutturata in una maniera, una tesi multidisciplinare in genere non viene data, è difficile che venga valutata. Io sono 15 anni che studio e quindi ho letto, ho studiato 1065 saggi di tutte le materie, dalla fisica alla metafisica. Naturalmente non può essere quello il metodo, no? Però vi posso dire, sapendo non tanto, ma un po' di tutte le discipline, che è molto difficile, mancano le sintesi, mancano le metodologie per far colloquiare le discipline tra di loro. Però credetemi, è assurdo che noi abbiamo in termini di assi cartesiani solamente gli sguardi verticali e nessuno che ha lo sguardo orizzontale. E fate attenzione perché hanno incominciato ad aprire delle facoltà, delle università, ce n'è una a Londra, promossa tra l'altro dalla più grande compagnia che fa recruitment di top management, di CEO, che si è accorta, come dicono in Silicon Valley, non ci mandate le persone iperformate tecnicamente solamente, perché a quello poi provvediamo noi. A noi ci serve creatività, visione generale, conoscenza del mondo, elasticità, quindi vanno benissimo le materie STEM, ma anche le scienze sociali, anche il pensiero umanistico e soprattutto tutto ciò che emerge dall'interrelazione di tutto questo. Questo per quanto riguarda la conoscenza. Per quanto riguarda la politica, facile facile. Io penso sperabilmente vorremmo così votarci alla democrazia. Mi diceva De Martin che l'anno prossimo c'è la biennale democrazia che si alterna con quella tecnologia. Quindi tecnologia e democrazia... per quanto riguarda la democrazia, tenete conto di 5 punti. Primo, il tempo. Quanto tempo avete voi per sapere le cose, per conoscere, per discutere, per approfondire? Veniamo dal moderno, la gente lavora 8 ore al giorno, molte volte 9 ore, 10 ore. Cosa sa la gente? È chiaro che vai a casa, accendi il telegiornale e non c'hai Fagan, c'hai mezz'ora di universo mondo fatto da qualcuno che fa una selezione e non ti deve turbare più di tanto, sono le 8:30 ovviamente. E, ecco, attenzione, perché se la massa critica delle persone non ha tempo di approcciare in termini di conoscenza, e poi dopo le decisioni conseguenti. Quindi tempo. E su questo la diminuzione del lavoro dovuto alle macchine potrebbe essere una grandissima opportunità, se supportato dal famoso salario di sussistenza e via discorrendo. Quindi, ecco, quando si discutono le cose, vediamo a che cosa servono, non a stare sul divano, ma a sapere di più per poi fare cosa? Per esempio partecipare, dibattito, il tempo per il dibattito. Noi non discutiamo più, ma discutendo si scambiano informazioni, tutto il succo della cosa che ho imparato te lo posso trasferire in mezz'ora,
nella dialettica certe mie convinzioni che mi sono fatto stando troppo da solo vengono limitate, mi dai altri punti di vista. Il dibattito è fondamentale. Nell'antica Grecia c'era l'agorà, era il mercato, c'era Socrate, tu andavi là e c'avevi Socrate, ecco, lì c'è Socrate che discute con uno, vai lì nel crocicchio e ascolti Socrate, non sgarbi in televisione, cioè, c'è una certa differenza per far funzionare la democrazia. Quindi tempo, dibattito, formazione, abbiamo detto del problema, ma anche del fatto che forse dovremmo studiare un po' meno da giovani e più continuativamente lungo la vita, anche perché la vita si sta molto aumentando come tempo, e quindi probabilmente alternare lavoro e studio non sarebbe male, ma non solamente lo studio professionale della nostra materia, proprio lo studio del mondo, quello a cui dobbiamo partecipare per prendere le decisioni. Formazione quindi e informazione, quindi, e controllo anche delle fonti di informazione. Quindi tempo, formazione, informazione, distribuzione e dibattito. Distribuzione nel senso che se solo il 5% della popolazione sa tanto delle cose, ma il 95% no, quando poi si vanno a fare le discussioni, quando poi si vanno a prendere le decisioni, chiaramente la massa critica non funziona, ed è la massa critica che deve funzionare. Bene, ho finito, sono stato miracolosamente nei tempi, termino citando un umorista americano, Arthur Block, il quale diceva, vi ho detto di tutti i problemi, ogni problema è una domanda complessa. Block diceva, ad ogni domanda complessa corrisponde una risposta semplice, diretta e sbagliata. Grazie. Vi preghiamo di rimanere un attimo perché abbiamo previsto uno spazio per le domande, quindi se qualcuno avesse qualche domanda può alzare la mano. Scusate, ma io stavo al Politecnico una quarantina di anni fa, quindi lo slogan dell'estrema sinistra degli anni 70, lavorare meno per lavorare tutti, è sempre più attuale forse. Ah sì, scusate, tecnologia, io vengo da un altro mondo. Sì, beh certo, quello è uno slogan dentro una particolare ideologia, dentro un tipo di analisi. Oggi siamo obbligati, tant'è che ci sono dei movimenti anche di estrema sinistra, cosiddetti accelerazionisti, cioè aiutiamo questa sostituzione dei lavoratori con le macchine perché poi dopo si creerà appunto l'opportunità. Non solo per spalmare il lavoro, giustamente, che è una parte della soluzione, ma anche per diminuire complessivamente. Sapete che Keynes nel 1923 ha scritto un famoso saggio dicendo fra 100 anni con l'incremento della produttività lavoreremo 4 ore al giorno, in realtà dovremmo lavorare 1 ora al giorno, ma siccome l'uomo è abituato da secoli a lavorare diciamo 4-6 ore, no al giorno, a settimana. In realtà tutti gli incrementi di produttività che ci sono stati non sono stati spalmati nella riduzione dell'orario di lavoro. Adesso leggevo Microsoft fa la giornata lavorativa di 6 ore in Giappone ed è aumentata moltissimo la produttività. Io vengo pure del mondo del lavoro, insomma, e chiaramente uno non può stare 8 ore concentrato, per cui è più facile stare 4 ore concentrato e poi uscire che... Quindi sì. Quindi sì, ritorna ad attualità ricontestualizzato in questa maniera. Come fa la massa critica di cui ha parlato ad informarsi se anche i canali di informazione ufficiali, telegiornali e giornali, molte volte sbagliano dati o propongono notizie come notizie mezze verità invece che la verità puntuale? Come fa la massa critica allora di informarsi in maniera consapevole senza avere il tempo per informarsi e verificare le fonti? No, innanzitutto questi 5 punti che ho citato vanno tutti insieme ovviamente, no? Per cui se uno ha la conoscenza adeguata sa anche in qualche modo come... Io per esempio seguo fonti, quasi esclusivamente fonti mainstream, solo che dall'informazione mainstream, se sai esattamente cosa c'è dietro il fenomeno di cui viene data l'informazione, tu la sai decodificare, per cui non è tanto andarsi a cercare fonti esotiche.
E chiaramente le cose che ho detto sono più un programma politico che non una cosa rivolta al singolo individuo. Ecco, fa specie che non esistano forze politiche, movimenti culturali che premano su questi cinque punti, perché la democrazia ha questa come precondizione. Se si analizza esattamente come funzionava, e stante che l'antica Atene ovviamente è un caso relativo, 2500 anni fa c'erano gli schiavi, c'erano le città-stato, quindi è un'analogia molto debole. Però pure lì l'atteggiamento che si ha quando si parla di Atene, cioè tutto il resto dei sistemi politici hanno avuto 2500 anni. La democrazia ha avuto solo questo spazio di 140 anni e poi arriva pure Canfor e ti dice sì, però no, in realtà poi votavano Pericle che era una specie di principe. Insomma, comunque anche gli intellettuali dovrebbero premere di più su questi cinque punti. Per esempio farsi capire di più. Quando uno scrive un libro e lo fa per dimostrare che ha studiato, appartiene a un'elite intellettiva e conosce cose, è il problema della comunicazione esoterica o esoterica. Platone scriveva in forma esoterica perché voleva parlare a tutti, voleva incidere nella realtà. Cartesio per la prima volta usa il volgare, non il latino, perché vuole parlare alle persone. E purtroppo ci sono invece molti intellettuali, anche intellettuali critici, eccetera, eccetera, che sembra che non abbiano quest'eros di farsi capire dalle persone. E allora anche lì sono tante le riforme che vanno fatte. Quindi cosa deve fare il singolo? Non glielo so dire, però parlatevi tra di voi, discutete tra di voi, concentrate di più il fuoco, perché è assolutamente indispensabile portare avanti questi cinque punti. Altrimenti deciderà qualcun altro. Deciderà il mercato, deciderà qualche potere, magari nazionale, o forse neanche nazionale. Insomma, uno potrebbe trovarsi nei guai. Per il futuro, sempre sull'informazione, è più probabile un futuro orwelliano o magari completamente opposto se non si fa niente, diciamo, se la gente non si informa? Le previsioni soffrono sempre. Noi non possiamo fare a meno che riferirci al passato facendo le previsioni, no? Però poi ci diciamo, sì, ma il processo non è lineare, ci sono le wild card, i cigni neri, le discontinuità, eccetera. È molto difficile fare le previsioni. Dunque, io credo che noi siamo dentro veramente una grande inflazione di complessità e venga anche sottovalutata da chi fa dei piani di controllo che sulla carta potrebbero funzionare e portare a distopie orwelliane, le quali in parte può darsi pure che accadranno, ma che non riusciranno a governare la complessità reale dei temi, perché leggendo certi paper di certi ambienti ben informati e via discorrendo, c'è un eccesso di semplificazione in tutte le cose. E poi guardi, quando io insisto che noi siamo il 15%, gli americani sono il 4%, 4,5% del mondo e sono il 25% del PIL del mondo. C'è un famoso storico, Kenneth Pomeranz, che ha scritto un libro seminale che si chiama The Great Divergence, la grande divergenza, perché fotografa, ha studiato come nell'Ottocento l'Asia, la Cina, era al pari dell'Occidente e da lì inizia la divergenza. Noi siamo nella grande convergenza, quindi c'è poco da fare. Se c'è il 4-5% della popolazione e non puoi continuare il 25% del PIL, non funziona. La pressione che devi mettere sul mondo in termini di controllo, anche militare, sovversione, eccetera, eccetera, diventa eccessiva. Bisognerebbe fare una contrazione, anche perché è molto dettato da un strano sistema in America, perché l'America, se avesse il 18% del PIL mondiale e lo distribuisse come se lo distribuiscono i tedeschi, che pure non è che siano, insomma, un paese socialista, starebbero benissimo, farebbero la vita dei tedeschi, mentre invece se andate negli Stati Uniti d'America ci sono intere zone, anche in Silicon Valley, di gente che vive dentro le roulotte, quindi ha una cattivissima distribuzione interna. Allora, è come la colonna vertebrale con la scoliosi, se tu tieni un frame fisso nel momento in cui dovresti articolarti e poi tutto il resto si stressa, quindi questo è un po' il problema. Tenteranno di controllare, di pianificare, di tenere tutto, ma è molto difficile che ci riusciranno. Nell'ultimo mese ci sono stati problemi in Cina, in Cile, in Argentina, c'erano stati precedentemente in Venezuela, ci sono in Bolivia, ci sono nel Libano.
ci sono in parte ad Hong Kong. Le pressioni della tettonica Zoll e di tutto questo di cui abbiamo solamente accennato, peraltro, sono molto molto potenti. Buongiorno, le volevo chiedere un piccolo chiarimento riguardo a una componente che lei ha messo in luce prima, il dialogo. Cioè, mi pare che sempre più si vada verso una comunicazione superficiale e anche tra i singoli ci si scambia informazioni che non vanno a toccare l'interiorità o l'intimità o gli aspetti valoriali o le idee o tutto ciò che appunto è intimo nel dialogo. Anche perché questo poi andrebbe a toccare tutta una serie di dinamiche polemiche, di fastidio, eccetera. Quindi le volevo chiedere, così come Socrate dava fastidio alle persone facendo delle domande molto dirette e chiedendo definizioni, anche oggi il dialogo deve conservare quella sua, quella componente e deve essere in grado di gestirla eventualmente. Ci sono delle costanti di saggezza all'interno della filosofia, che la saggezza ha questa caratteristica, c'è una filosofia, non dico perenne, ma insomma da cosiddetta tempi lunghi, e quella diciamo più prêt-à-porter, più sensibile ai tempi. E per cui, per esempio, l'importanza dei classici. Ma voi non avete idea, innanzitutto leggersi i testi, perché noi leggiamo quasi sempre le interpretazioni. Ora parlo specificatamente di filosofia, ma anche di economia, eccetera, eccetera. Tenete conto che i testi molte volte raccontano molto di più di quanto non racconta. L'interpretazione è per forza un taglio interpretativo di un testo, no? I testi quindi dicono molto. Purtroppo tutti i testi che non sono Platone e una parte di Aristotele hanno visto bene di perderli. E quindi insomma sono i frammenti dei presocratici. Io il libro che porterei famoso, un libro nell'isola deserta, ecco il testo dei presocratici, lì c'è, sono due volumi, la terza sarebbe il famoso Dilsenkranz, cioè la raccolta di tutto ciò che è stato riportato della filosofia presocratica poi negli autori latini, cristiani, in parte anche greci. Beh, lì c'è, come dire, i mattoni fondamentali della logica e del pensiero, e quindi poi si può anche giocare diversamente con questo, con Eraclito, con Ippocrate. Il principio di precauzione sta in Ippocrate, poi sta in Hans Jonas, poi adesso se ne parla. Bostrom c'è scritto tutto il libro dicendo come si fa a governare la superintelligenza che vorrà fare graffette di tutto l'universo. Vabbè, queste cose da esperimenti mentali che fanno gli anglosassoni, anche se lui è svedese, ma più o meno la cultura è quella. Però insomma, c'è da studiare e avere anche il coraggio di studiare per conto proprio, di farsi affascinare, incuriosire dai percorsi, di andare alla bibliografia quando hai finito il libro e poi di andare su Wikipedia e dice ma perché qui mi dicono Maslow e poi mi dicono Mitchell e poi mi dicono chi so questi, e poi incominci piano piano a tessere la tua tela e vedi che queste cose sono tra di loro tutte interconnesse. La complessità, io vi ho citato Weiner, von Neumann, Gregory Bateson, Margaret Mead, Heinz von Foster, sono le conferenze Macy, era un think tank che c'è stato tra il 1941 e il 1960, da cui viene, se andate su Wikipedia, andate su complexity.org, Wikipedia.org non Italia, c'è una chart di un sociologo della conoscenza danese che vi fa vedere tutti i campi che hanno figliato dalla cibernetica alla teoria dei sistemi. Ed è un mondo incredibile, ecco, ricostruire le famose mappe mentali, no? Anche collegare i pensieri tra di loro. Fatevi la vostra idea. Allora, io ho una cultura ormai purtroppo molto poliedrica, perché esco da un liceo classico, però sono laureata in fisica scontri fra le particelle. Risultato, io adoro studiare, non ho mai smesso, in tutti questi campi. Tornando alle domande che desidero farle, intanto la ringrazio moltissimo dell'universo che ci ha presentato. Uno. Seconda cosa, appunto Platone, per esempio, nella Epolifeia, lui diceva, sì, il governo dei filosofi, cioè un governo etereo praticamente, perché quello era fuori da pulsioni umane. Io l'avevo vista così leggendolo. Poi, io adoro risalire alle origini, non tizio che interpreta quello lì che ha detto di quello là, assolutamente no. Molto spesso, e ce li ho a casa, sterminata libreria, testi con l'italiano, e vabbè perché non mi permetto,
ma con l'altra parte, che è il testo originale, che sia greco, che sia latino, che sia tedesco, fa niente. Io in qualche modo mi arrangio. Ultimissima mia domanda, voglio andare a parare lì, l'enorme potere del marketing al giorno d'oggi sulle menti di tutto, l'universo, perché è studiato in modo molto intelligente, al punto che a me è arrivata, e credo a tanta gente, antica come me magari, la deformazione, quando seguo cose perché mi piace studiare, eccetera, mi viene immediatamente quel puntino luminoso, cosa vogliono vendermi? È un po' una deformazione della mia mente, però non riesco certo a liberarmene, non so neanche se lo voglio. Il premio Nobel per l'economia del 2017, Richard Thaler, sostanzialmente sdogana questo che poi viene chiamato neuromarketing. Si chiama neuromarketing proprio perché hanno studiato fino in fondo anche gli ultimi portati delle neuroscienze, soprattutto in ambito americano, che è il behaviorismo, quindi il comportamentismo. Loro partono dal presupposto che tu sei una black box, non ne frega niente di che succede nel cervello, anche perché è inconoscibile, è soggettivo, non può essere oggettivo, tutte le polemiche lasciamo perdere, basta che vedono il comportamento. È un po' come i topini di Pavlov, se gli do la scossa sulla coscia sinistra a un ampere, che succede? Questo è un po' il meccanismo, e per tentativi e errori costruiscono ovviamente una macchina di conoscenze che poi ti preme, per cui c'è l'integratore psichico, la smart drug, oggi ho lavorato 8 ore ma sono ancora fresco com'è, e quindi posso uscire con la mia ragazza, no, sei, no? E chiaramente è un sistema molto complesso, attenzione a prevedere che dietro ci siano poche menti che l'hanno, quello no, la complessità si forma molto spesso anche per auto-organizzazione. Studiare, studiare, studiare con propri percorsi e parlarsi tra persone, fare gruppi. Citavo le Macy Conference perché quelli erano brainstorming e solo mettendo insieme, Weiner ha fatto la cibernetica ma ha passato il resto della vita a scrivere libri dicendo attenzione alla cibernetica per cercare proprio di avvisare al cattivo uso che si poteva fare di una potenza tecnologica di questo tipo. E Gregory Bateson, l'ecologia della mente, la scuola di psicologia di Palo Alto, insomma da questo mondo vengono poi fuori anche un sacco di cose buone, positive. Domanda breve, secondo lei in questo mondo così non cooperativo, competitivo eccetera, esiste sinceramente la speranza di poter risolvere anche uno solo dei grandi problemi che attanagliano l'umanità? Non so come assolutamente dire. Sì. Consiglio il principio speranza di Ernst Bloch, un filosofo, 800 pagine, no, nel senso che così come l'uomo è fatto di previsione, così come è fatto di preoccupazione, è fatto anche di speranza. Però il gioco è molto difficile, è complesso, il problema è complesso e quindi coloro che vogliono giocare e non farsi giocare da questo gioco devono studiare di più per capire bene come è fatto il problema e come si può intervenire per modificarne gli esiti paventati più negativi.